Allora, ne abbiamo ancora. Spesso volete fermarvi 5 minuti, poi facciamo la pausa. Una meno un quarto circa. Una meno un quarto, perché così mezzogiorno poi te ne. Tra un'ora. Vogliamo rilassarci 5 minuti, poi facciamo. Lui però solo 5 minuti. Allora, pronti via. Spesso gli arcieri, e facciamo ancora queste due cose, poi oggi pomeriggio parliamo di stima delle distanze 3D, stima delle distanze André Field, Lombo, e vediamo. Tiro di campagna, Lombo. Spesso gli arcieri pongono molta attenzione, e ha ragione, nella scelta del tipo di asta per le loro frecce. Valutano accuratamente lunghezza e rigidezza date, aiutate da tabelle e da prove sul campo, con molta accuratezza e con molti soldi. Non altrettanta, una volta scelta l'asta, non altrettanta cura viene posta nella scelta della forma, dimensione e posizione dell'impennaggio. Per questa scelta, molto importante, secondo me, si va per esperienze personali, consigli, regole empiriche derivate dal buon senso e molto più spesso dai gusti personali e dal colore e dalla forma e da mille altri fattori. Buone e funzionali regole empiriche sono soprattutto due e sono interconnesse. Da un buon impennaggio si cerca di ottenere una buona stabilità del volo della freccia e una bassa resistenza aerodinamica. Infatti non servirebbe avere un impennaggio che renda molto stabile la freccia, ma nel contempo la rallenti in modo inaccettabile, tipo paracadute. Ecco che seguendo questo ragionamento sono via via cadute in disuso le romantiche frecce naturali, penne naturali, perché offrono molta resistenza aerodinamica e una qualità alquanto disuniforme e vanno ormai affermandosi per il tiro alla targa delle lette di plastica, molto sottili, che hanno il vantaggio di offrire basse resistenze aerodinamiche e una qualità molto uniforme unita a una buona stabilità dimensionale. Una volta si tirava, questo per dire che una volta anche con l'Olimpico si tirava con le penne naturali, poi a un americano è venuto in mente di fare delle lettine di plastica arrotolate già all'inizio degli anni 90, si chiamavano Spinwing, e istantaneamente tutti hanno utilizzato quelle rete, praticamente il 100%. Si chiamano ancora? Sono state copiate poi da tutti, no? Sì. Nelle costruzioni aeronautiche, siccome qua sono ripetute osservazioni, non abbiamo modelli matematici, però nelle costruzioni aeronautiche è in uso un indice per valutare l'efficienza della coda di un velivolo ai fini della sua stabilità, che si chiama rapporto volumetrico di coda, dal quale si può ragionevolmente derivare un ottimo indice di efficienza per impennaggi di frecce, semplificandolo e adattandolo al caso col nome di volume di coda. Il pregio di questo indice è la semplicità e l'espressività dei suoi termini, che possono dare indicazioni chiare e comprensibili. Ovviamente il rapporto volumetrico di coda è un'altra roba per gli aeromobili, però diciamo che le formule che applicano agli aeromobili le possiamo semplificare per le nostre frecce, perché più o meno poi quello che fa le alette in coda al degli aerei le fa anche le alette sul, semplificando. Allora, vediamo di dare due o tre parametri. Il volume è dato da L per S. Cosa è L e cosa è S? Allora, V è il volume di coda, S è la superficie dell'impennaggio,
L è la distanza fra il centro del lineamento della rete e il baricentro della freccia. Ok? Diamo queste definizioni. Cos'è, scusa, cos'è il centro aerodinamico della rete? Il centro aerodinamico della rete è, ce lo inventiamo e diciamo che lo, per convenzione lo mettiamo a 2/3 della lunghezza della rete, senza andare lì a fare 100.000 conti della sua superficie. Potremmo anche farlo, però siccome le rete hanno delle conformazioni non come dei rettangoli o dei triangoli, quindi c'è difficile trovare la sua superficie, per convenzione, e ci avviciniamo tantissimo, lo mettiamo a 1/3 e diciamo che questo è il centro aerodinamico della rete. Questo ovviamente è il baricentro, il centro di massa, dove è il centro di gravità. Questo indice porta questo strano nome perché ha le dimensioni fisiche di un volume, cioè metri cubi oppure centimetri cubi o millimetri cubi, a seconda dell'unità di misura usate per la lunghezza e per la superficie. Per comodità ho usato per le mie misure i millimetri, cosicché il volume di coda mi viene espresso in millimetri cubi, infatti una superficie moltiplicata per la lunghezza è un volume. E fin qui. L'aggettivo di coda si giustifica da sé senza ulteriori chiarimenti, ovviamente. Da notare che questo numero è solo un indice, non ha significato fisico, ma senso solo per fare confronti fra diverse soluzioni, tra una freccia per l'appunto o una freccia l'altra. Quindi non siamo qui per teorizzare un modello matematico sulla freccia, ma ci serve applicando la formula del volume di coda degli aeromobili alle frecce, ci serve per valutare differenze tra una freccia e l'altra, e tra una posizione e l'altra, e tra una retta e l'altra. Per determinare la lunghezza L, che entra nella forma del volume di coda, bisogna conoscere la posizione del centro aerodinamico della rete. Ma già ve l'ho detto. La cosa non è del tutto agevole, il centro aerodinamico è il punto in cui si può pensare applicata la forza aerodinamica che serve per tenere la freccia sulla sua traiettoria, cioè la forza stabilizzante che nasce quando la freccia è sbandata. Quello serve, no? Se no, chiederemmo tutte spennate se fossero non sbandate all'uscita. Questa forza e quindi anche il suo punto di applicazione dipendono dalla forma e dimensione della rete, dall'angolo di sbandamento e dalla sua velocità. Si potrebbe eseguire un calcolo abbastanza preciso, ma ci vorrebbero molti dati e sarebbe lungo e noioso, si perderebbe così la praticità e la semplicità. Quindi anche i fisici, calmi, buoni. Si può ragionevolmente pensare, senza commettere grossi errori, che il centro aerodinamico della rete sia 1/3 della loro lunghezza, a partire dalla parte posteriore, quella che sta verso la coda, oppure se si vuole a 2/3, eccetera, eccetera. Ok? Come ho detto prima. Questa è dunque una logica convenzione per trovare la posizione del centro aerodinamico. Basta misurare la lunghezza della rete in corrispondenza dalla parte che va incollata all'asta. Questa misura è spesso riportata sui cataloghi, quindi un pollice tre quarti, eccetera, eccetera. E poi dividerla per 3 e segnare il punto sull'asta. Misurare la distanza tra questo punto e il baricentro, già trovato, è semplicissimo. È bene farlo in millimetri, ecco trovata la distanza L che ci serve. Il calcolo della superficie di una lettera non è semplicissimo, ma si riesce ad eseguire perché quasi tutte le lettere rientrano in due grandi categorie di forma, quelle triangolari o a scudo e quelle a profilo parabolico. In questa categoria molte in auge sono quelle piuttosto corte, per la loro forma assomigliano a cuoricini. Molto usate fino a poco tempo fa dai compà Raboni, non faceva quelle alette altissime, non era una cazzata, non capisco perché non le usate più, non erano male, adesso lo vediamo. Il calcolo dell'area basta farlo una volta per tutte, cioè basta costruire una tabella con le aree della rete più in uso, perché ognuno possa calcolarsi agevolmente il volume di coda. Se tutte le frecce avessero lo stesso numero di alette,
basterebbe l'aria di una sola, però c'è da considerare il fatto che anche se raramente sono in uso impennaggi con più di tre alette. Allora, per tenerne conto, moltiplico l'area di una aletta per il numero delle alette. Dunque, l'area dell'impennaggio è l'area di una aletta moltiplicata per il numero delle alette. Adesso viene bene. Posso ora esaminare quali informazioni può dare il volume di coda e le grandezze che lo compongono. Per l'appunto, V uguale L per S. Più è grande il volume di coda, più è grande il volume di coda, più la freccia è stabile. Un grande volume di coda lo si può ottenere con grande S. Ricordate cos'è S? Superficie di una aletta moltiplicata per il numero delle alette. Cioè con tante alette o con alette grandissime. Oppure con grande L, cioè con alette molto arretrate. Molto arretrate quindi molto verso la coppa. Certo, perché aumento L. Ma sulle screen wicker c'è scritto di porre un pollice. Ti viene chiesto, mi manda la documentazione per piacere. Le scrive lui, la sua documentazione l'ha fatta lui. No, dal link scientifico. Dove ha pubblicato, su che rivista scientifica ha pubblicato questo dato. E qui che succede? Le teniamo più indietro possibile, basta che non toccano le dita. Bravo. Ecco. Ma per l'arte questo è un corso di approfondimento di arco olimpico. Le puoi appiccicare anche la cocca direttamente. Infatti io ce l'ho appiccicata la cocca e io vedo in giro anche nudi che ce l'hanno due pollici dalla cocca. Adesso vediamo cosa vuol dire avere le cocche troppo avanzate, le alette troppo avanzate. Io ringrazio e proseguo. No, non finito. La strada di aumentare S non è molto proficua, perché la maggior stabilità la si paga con una più grande resistenza aerodinamica, quindi con frecce più lente. La strada che sembra la migliore è quella di aumentare L, cioè di arretrare il più possibile l'impennaggio, oppure di aumentare il numero di S, quindi di mettere tante lettere. Ecco perché 4 non è una cazzata. Metto più alette. Se è la stessa superficie, no? Sì, ma io se devo mettere alette molto grandi, è forse è meglio mettere, è una prova. È meglio tante piccole. Io mi sono accorto che passare da alette 4-5 pollici naturali a 4 alette da 3 pollici e Livanes, la mia rosata è migliorata moltissimo. Ma dipende anche dal materiale. Certo che sì. Comunque per la natura. Allora, vi spiego velocemente, prendo la freccia. Guarda, prendete qui. Va bene, non la prendo la freccia. Non importa, c'è un altro qua. Lo so, però attenzione, se io avevo le alette naturali sono molto più pesanti, pesano 3 volte queste alette qua, più di 3 volte. Questo cosa vuol dire? Che ho molto più peso in coda, io ho già delle frecce rigide, perché le frecce di alluminio sono rigide. Se metto del peso in coda irrigidisco ancora di più. Allora, la mia pensata è stata S uguale, perché anziché 3 da 4 pollici ne metto 4 da 3 pollici e ho lo stesso S, ma cosa ho in più? Ho che queste 4 pesano meno della metà delle alette naturali e quindi non ho più questo aumento di rigidità dell'asta dovuto al peso in coda e quindi l'asta alla fine mi si è ammorbidita da quello che avevo prima e quindi è un doppio guadagno.
Ma quindi quelle alette da 4 pollici che si usano sulle X75, sulle X7, non sono valide? No, sono valide, ma a me comunque questa gente tira anche libraggi piuttosto elevati, certo, e quindi sai, sono trascurabili queste cose. Però per un arco nudo che tira 33 libbre utilizzare alette frecce in alluminio, che comunque hanno un 500 di spine, che è uno spine comunque elevato per il mio libraggio, metto ancora alette pesanti, irrigidisco ancora di più. Allora cosa faccio? Mantengo lo stesso S, ma aggiungendo più alette e quindi la stessa stabilizzazione. Quindi è meglio che l'aletta corta, perché mi allunga un po' anche quello, l'aletta corta. Sì, ma io poi ho provato a fare, ho messo le alette corte, ne ho messe 4 sulle ACE e ho ottenuto che funziona meglio. Per aumentare L c'è un'altra strada, oltre che arretrare la rete, quella di spostare in avanti il baricentro, perché se io sposto in avanti il baricentro, cioè aumento il fuoco, in parole povere aumento anche L. Per avanzare il baricentro si possono usare alette e cocche più leggere, ecco, alette e cocche più leggere, ma queste da ben poco contributo. La cosa più importante è usare punte più pesanti, quindi una freccia con punta pesante è più stabile e della analoga freccia con punta leggera. Da notare che una freccia lunga è intrinsecamente più stabile, perché può vantare un grande L. Ecco perché anche per questo motivo un FOC più verso il massimo è più conveniente. Ma queste cose no, adesso lo so per capire, è una cosa che l'ho chiesto anche agli altri, ma queste nozioni qua negli altri corsi è la prima volta che lo sento. Ma per conto vostro, non ci sono docenti che hanno spiegato queste cose. Va bene, siamo andati sempre a occhio. Allora finiamo, va, possiamo già fare qualcosa. Se per assurdo si pone l'impennaggio sul baricentro della freccia qua, se per assurdo si pone l'impennaggio, cioè il centro aerodinamico in corrispondenza del baricentro, la distanza L si annulla, così diventa uguale a zero anche il volume di coda. Con questo assetto l'impennaggio è perfettamente inutile, serve solo da freno. Considerando positiva la distanza L verso la coda, negativa verso la punta, se si pone l'impennaggio davanti al baricentro verso la punta, la distanza L diventa negativa, così pure il volume di coda. Con questa soluzione le penne hanno un effetto instabilizzante, così al posto di minimizzare gli spandamenti, questi vengono accentuati. Quindi addirittura potrebbe fare una capriola. Se il volume di coda diventa molto grande col segno negativo, cioè con le penne molto avanzate, molto vicine alla punta, ci si può aspettare che la freccia in volo compia una capriola. Ed ad evidenza della sua grande instabilità. E se mettiamo la punta al posto della cocca, mettiamo le penne nel fondo, tiriamo, quella gira, tac, tac. Salto mortale. Così. Un'altra domanda alla quale questa formuletta è in grado di fornire risposte è se sia meglio usare alette basse o alette lunghe. E anche qua sfatiamo un cavolo di mito, che anche lì ho sentito delle cose che mi sono detto, ma queste cose come le avete captate? No, è meglio lunghe, belle lunghe, lunghe, lungo è meglio, lungo è meglio. No, spesso è meglio. Conviene usare alette corte e alte. Ecco perché ho detto, ma perché non usate più quelle buone lì che andavano benissimo? Adesso le fanno al contrario, adesso le fanno strette e lunghe, la stessa casa, perché fa le impulse, fa le lunghe e basse.
Le usano su queste qui. No, ma spiego il perché, ma è spiegato. Perché conviene usare corte alte? Perché così il centro aerodinamico risulta arretrato. Quindi si può aumentare anche questa via la distanza L, a tutto vantaggio della stabilità, a parità di aria impiegata. Un'altra ragione importantissima per usare alette abbastanza corte e alte è quella che quelle molto basse non spuntano bene dallo strato limite generato dal moto dell'aria intorno all'asta, dalla turbolenza, così che non possono lavorare efficacemente. Se sono troppo basse, entrano nella zona di turbolenza creata dall'asta. Oh, questa è fluido dinamica. Questa è scienza veramente. Le alette troppo alte non vanno a toccare poi... No, nel compound di sicuro. Nell'Olimpico? Nell'Olimpico devi trovare il giusto compromesso. Scusa. Perché io usavo le basse proprio delle Elevans S2. Se ti ho appena fatto vedere che un rallentatore che passa un centimetro al meno. Nell'Indo devi usare frecce grosse, alette piccole e troppo pesanti. Ma guarda. Io ho vinto nella Coppa Italia con questa freccia e questa veste. La prima cosa che mi hanno detto, non faccio i nomi, ma sei matto? Tocchi dappertutto. Ma come tocchi dappertutto? Come? Io l'ho messa appunto bene la mia freccia. La mia freccia io rilascio abbastanza bene, la mia freccia fa il suo percorso abbastanza bene e fa il suo dovere abbastanza bene, e la freccia l'ho messa il più lontano possibile senza toccarmi, perché c'è un modello matematico, non sto ripetuto osservazioni, c'è un modello matematico legato a queste cose qua, in cui io credo, provo e ho visto che funziona. Poi ognuno si fa le sue idee e le sue formule matematiche, per carità, non è un problema. Detta così le spine uniche sono un suicidio, praticamente. Detta così, vedendo tutto quello, le spine uniche, comunque abbastanza basse. Sì, ma l'idea è quella, poi l'Ivane se l'ha copiato da lì. Questa è un'ideona, perché quando parte si chiudono e si riaprono dopo 2 metri. Questa è una bella idea. Come si chiudono? Sì, quando partono si chiudono e si riaprono dopo 2 metri. Quello è il vantaggio che proprio non toccano da nessuna parte. Ma perché non sono fatte? Sono morbidissime. Le spinguine sono molto più morbide. Ma le spinguine non è che hanno fatto cazzate. E sti fuori laterali a che servono? A niente. Scusate, creano la turbolenza di a niente. Per poter vendere devo creare la novità o il bisogno, uno dei due. Di solito la novità è sempre un bisogno e quindi di conseguenza. Scusa, ma perché tu non i wrapper gli sconsigli, non servono niente, gli sconsigli non. Nell'arco olimpico e nell'arco compound sono ininfluenti. Sì. Nell'arco nudo dove ci sono bassi vibraggi, ma perché io devo mettere peso in cola? Forse anche un cavolo di grano. No, per non rovinare la freccia quando vai a pulire. Ma che te ne frega? Usa il cutter con il vapore, la raschia, mamma mia, io non uso le 10 da 1000 euro. Uso le VAP e vabbè, cioè quando si le consumo prima il punto di cosa, quindi okay. A forza di raschiare, e che raschio, Poi io comunque uso il biadesivo, quindi non devo neanche più raschiare. Sì, ma il biadesivo che mi piace più facilmente. E quindi quei fori lì non servono a niente? No, diciamo che... Non dovrebbero fare un po'... Cioè, l'aria che entra che fa la turbolenza dietro. Io non so gente più sofisticata di me. Io non sono magari così sofisticato, però ho provato quelle con e senza, mi sono uguali. Queste qua per contro, se te le prendi si rompono. Ahimè. È finita. Pensavo che ti avrei detto ancora qualcosa. E hai ragione, queste sono cinesi, perché non sono quelle che ho
erroneamente detto. Ma sono diventato un esperto, lo sì. Sì, sono cinese, perché sono l'800. Invece io ho usato le 600. Le 600 che c'è. Poi le Odino, normali, se tu le metti una a fianco all'altro, la serigrafia corrisponde perfettamente. Cioè, c'hai proprio 12 frecce con la serigrafia perfetta. Pigli le cinesi, le metti vicino, sono fatte così. Sì, queste frecce qua, che sono 800, le adopero come è una punta da 60-70 gradi, le adopero con la questione. Però vanno benissimo, vanno benissimo i cinesi.